Siamo con la dirigente scolastica Nella Viglianti dell'Istituto Comprensivo Paolo Balsamo. Oggi si tiene una manifestazione di chiusura dell'anno scolastico che è stata intitolata Adesso Noi. Questo momento però è un momento conclusivo di un progetto che ha visto i ragazzi impegnati durante tutto il corso dell'anno scolastico. Sì, esattamente così, perché quest'anno, intanto io dirigo questa scuola, ho l'onore e il piacere di dirigere questa scuola da quest'anno scolastico, significa 1° settembre 2012. Ritorno con molto piacere a Termini perché sono stata negli anni precedenti a dirigere il primo circolo per circa 7 anni e poi vicende della vita mi hanno portato a dirigere altre scuole, adesso ritorno con molto piacere a Termini. Devo dire che non conoscevo l'infrastruttura della Paolo Balsamo approfonditamente, sebbene avevo rapporti di stima e di cara amicizia col collega precedente, il dottore Salvatore Currieri. E dopo i primi impatti iniziali, devo dire che ho trovato molto piacere a dirigere questa istituzione perché ho trovato un collegio dei docenti molto corrispondente e pronto ad assumere qualunque iniziativa di tipo progettuale o curriculare che comunque servisse ad implementare l'offerta formativa e a migliorare il livello culturale dell'utenza. L'Istituto Comprensivo Paolo Balsamo si chiama così perché oltre ad avere la scuola media propriamente detta, contiene altri due plessi scolastici di scuola elementare e di scuola dell'infanzia. Il plesso La Barbera, situato nella zona di Termini Bassa, prospiciente alla Marina, e il plesso Rosina Salvo, situata presso nella via Maresciallo Iavolella a Termini Alta. Bene, è una scuola articolata, non troppo numerosa, piuttosto però vivace e animata da serie intenzioni progettuali. Quello che noi abbiamo realizzato quest'anno in un breve tempo, in uno spazio di tempo molto ridotto, ha una finalità. Oltre la ricreatività e il miglioramento dell'offerta formativa ai ragazzi, ha un obiettivo ben preciso. La Paolo Balsamo è ubicata nella zona di Termini Bassa e raccoglie un'utenza che ha una certa percentualità di criticità. Si tratta di alunni provenienti da famiglie rispettabilissime, onoratissime, ma con livelli culturali non di eccellenza, per cui hanno poco stimoli all'apprendimento. La scuola ha voluto attivarsi in tal senso per stimolare, per inculcare in questi ragazzi, e per la verità sono la minoranza della popolazione, però sono una minoranza rispettabile che va attenzionata particolarmente, inculcare in loro lo stimolo e l'interesse all'apprendimento, ad un tipo di apprendimento più dinamico, più diversificato, meno cattedratico, meno trasmissivo, per cui attraverso le attività progettuali che sono state di tipo interattive e laboratoriali siamo riusciti in qualche maniera a coinvolgere questi ragazzi che oggi presentano l'esito di questo prodotto che è di tipo ipertestuale, nel senso che hanno strutturato dei cartelloni che sono esposti nell'androne della scuola e stanno realizzando una sorta di filodrammatica nella quale, incorporando determinati personaggi, per esempio lo sbarco di Ulisse, vogliono significare una sorta di transfert nel personaggio. Chi era Ulisse? Ulisse era chi non si fermava mai, chi era animato dalla sete di ricerca e di conoscenza. Ed è questo il messaggio che passa attraverso le attività. I ragazzi devono essere stimolati costantemente ad un apprendimento dinamico, interattivo, sempre motivato da nuove ricerche, perché il poeta ci insegna: nati non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Allora, per seguire la conoscenza, i ragazzi dell'era digitale hanno bisogno di un tipo di insegnamento-apprendimento non più trasmissivo, ma di tipo interattivo e multimediale. La scuola si è dotata di diverse apparecchiature telematiche, abbiamo un'ottima sala computer con circa 30 postazioni
Abbiamo un laboratorio linguistico multimediale, abbiamo la possibilità con Skype di collegarci in videoconferenza e un gruppo di ragazzi quest'anno ha seguito in videoconferenza un corso di formazione di specializzazione in lingua inglese e in storia delle Nazioni Unite perché hanno partecipato ad un progetto per il quale, formandosi per il quale, nei giorni dall'8 al 14 aprile sono stati a New York, ospite delle Nazioni Unite, hanno partecipato ai lavori delle Nazioni Unite all'interno del Palazzo di Vetro e hanno simulato la rappresentanza di uno dello Stato membro. Questo è stato veramente una punta di eccellenza, un fiore all'occhiello. È già un progetto che ripeto da 2 anni. L'ho già fatto lo scorso anno nella scuola che dirigevo precedentemente a Cefalù e l'ho voluto riproporre qua. È stato un successo. Quindi dico, questa scuola, con la volontà mia in particolare, ma di tutto l'ufficio direttivo e del collegio dei docenti, vuole dare una risposta suasiva e persuasiva all'ambiente. L'obiettivo è interagire con l'esterno, perché ciò che si produce qua dentro deve essere visibile e deve migliorare l'ambiente. Ho trovato ottima collaborazione da parte dei genitori, i quali si sono sentiti coinvolti ed entusiasti in questa progettualità e con me corrispondono. Quindi li ringrazio in particolar modo e mi auguro che questo proficuo ponte scuola-famiglia non si esaurisca. Per quanto riguarda la manifestazione che si sta svolgendo questa mattina, nella fattispecie stanno anche i ragazzi riproponendo una rappresentazione fatta il 4 di giugno, pochi giorni fa, dove impersonano una religione differente, perché anche questa fa parte del progetto Stiamo bene a scuola, che vede il ragazzo al centro proprio dell'attività scolastica. Il progetto è Torneo delle Religioni, è il secondo anno che la docente di religione, la professoressa Costanza, ha mandato avanti questo progetto. Consiste, alcuni gruppi, sì, i ragazzi sono organizzati per gruppo, ciascun gruppo rappresenta una delle religioni monoteiste presenti sulla faccia della terra e concorrono fra di loro per cercare di guadagnare in un percorso ad ostacoli dei punteggi. Al termine del percorso viene assegnata la coppa al rappresentante della religione vincente. Il tutto è stato effettuato il giorno 4 giugno. La rappresentante vincente è stata la religione ebraica che ha ricevuto appunto la coppa a conclusione del progetto. Qual è il messaggio? Ecco, al di là del fatto che può apparire, come dire, empirico, qual è il messaggio? È quello della integrazione, del rispetto, della multiculturalità e della trasversalità delle informazioni. Perché? Attraverso lo studio delle diverse religioni sulla Terra passano molti contenuti, e quindi tipo multidisciplinare, passano informazioni di lingua italiana, di lingua inglese, di storia, di geografia, di studio del territorio. Quindi non è soltanto una lezione di tipo ipercatechistica, assolutamente, ma è soprattutto l'educazione, passa il messaggio dell'educazione alla convivenza civile e alla tolleranza religiosa. Grazie.